Immagina per un momento che il nostro governo tratti le nostre infrastrutture pubbliche, le nostre strade e i nostri palazzi pubblici come tratta la nostra infrastruttura digitale. I nostri parlamentari lavorerebbero in un palazzo in affitto, in cui sarebbe loro vietato votare a favore di leggi ambientali più severe, perché il proprietario del palazzo, una multinazionale, non permetterebbe quel tipo di votazione nel proprio palazzo. Non permetterebbe una ristrutturazione chiesta da tempo per avere più di 500 seggi. Pertanto, alcuni parlamentari dovrebbero restare fuori, in strada. Ad un paio di isolati di distanza, una palestra nuova fiammante è già in demolizione, appena 6 mesi dopo la sua costruzione. Sarà sostituita da una copia identica, con grandi spese. L'unica differenza? Il nuovo costruttore fornirà in aggiunta un canestro da strada. Nel frattempo, ogni notte, attraverso una backdoor del municipio, documenti contenenti i dati personali dei cittadini, da dati bancari a quelli sanitari, sono rubati, ma nessuno può farci nulla. Perché cercare e chiudere backdoor violerebbe il contratto con il proprietario. Per quanto possa sembrare assurdo, quando si considera la nostra infrastruttura digitale, cose come software e programmi che i nostri governi usano quotidianamente, questo paragone è molto accurato. Principalmente perché le nostre amministrazioni si procurano software proprietario. Ciò significa che molti soldi se ne vanno in licenze, che durano per un periodo di tempo limitato e limitano i nostri diritti. Non ci è permesso usare la nostra infrastruttura in un modo ragionevole. E dato che il codice sorgente del software proprietario è solitamente un segreto industriale, cercare falle di sicurezza o backdoor deliberatamente installate è estremamente difficile e perfino illegale. Ma le nostre amministrazioni pubbliche possono fare di meglio. Se tutto il software finanziato pubblicamente fosse libero ed open source, potremmo usare e condividere la nostra infrastruttura per qualunque cosa e per il tempo che vorremmo. Potremmo aggiornarlo, ripararlo e rimodellarlo, a seconda di qualunque nostra esigenza. Poiché l'open source, nel software libero, significa che la documentazione tecnica è aperta e leggibile da chiunque. Ciò rende molto più semplice trovare e chiudere falle di sicurezza. Se qualcosa di pratico ed affidabile fosse creato digitalmente, non solo potresti riusare la documentazione tecnica nel tuo paese, ma la cosa veramente importante è che potresti installarlo ovunque, perfino a livello internazionale. Un ottimo esempio di ciò è Fix My Street. Originariamente sviluppato in Gran Bretagna come software libero per segnalare, vedere e discutere problemi locali, come buche stradali, è ora usato in tutto il mondo. Chiunque ne beneficia, perché nuove funzionalità e miglioramenti sono condivisi da chiunque. Se tutto il nostro software fosse sviluppato così, potremmo finire di lottare con licenze restrittive e potremmo iniziare a pensare a dove e a come il software potrebbe aiutarci. Potremmo concentrarci sulla creazione di una società migliore per tutti. Pertanto, se pensi che l'infrastruttura di domani debba essere nelle nostre mani, aiutaci adesso condividendo questo video e visitando il nostro sito www.publiccode.eu. È tempo di fare la nostra richiesta. Public money? Public code.